Diamo il tempo allora di finire di visitare perché se mi sono rese conto che passando. Si tratta dell'autoritratto di Maria Callani, pittrice e figlia del più celebre Gaetano, che fu anche professore dell'Accademia di Belle Arti di Parma. Maria Callani iniziò la sua formazione proprio nello studio del padre, acquistando rapidamente una grande proprietà nei suoi mezzi artistici e quindi dimostrando anche un talento molto precoce nell'arte pittorica, come rivela questo piccolo autoritratto in cui l'equilibrio compositivo, l'attenzione al disegno dal vero e anche l'armonia complessiva dei risultati è già notevole nonostante la giovane età in cui fu realizzato. Si raffigura a mezzo busto in una posa di tre quarti, ma col volto quasi completamente frontale, una posa che ella utilizza anche per altri ritratti, tra cui quello del padre che si conserva sempre qua in Galleria Nazionale, e si raffigura abbigliata all'antica, con un'acconciatura dai capelli trattenuti grazie a un nastro di seta da cui sfuggono delle ciocche libere che con naturalezza si dispongono intorno al viso, secondo proprio una tipica acconciatura derivata dal costume greco. Lo sfondo e un po' l'impostazione delle vesti, anche tecnicamente realizzati con tocchi di pittura di pennello molto rapidi e molto veloci, rivelano la ricerca di una tecnica ancora settecentesca, un po' virtuosistica, mentre l'impostazione classica della figura e il richiamo all'antichità classica mostra invece un aggiornamento su quelle che erano le tendenze culturali, filosofiche e politiche che si andavano affermando in quegli anni, soprattutto nell'ambiente milanese che Maria Callani, anche attraverso il padre, aveva frequentato. Nel 1802 Maria Callani aveva solo 24 anni e l'aspetto appunto particolarmente interessante di questo autoritratto è che, pur essendo molto giovane, Maria Callani non manifesta soltanto una grande proprietà già di mezzi artistici, ma soprattutto nell'intensità espressiva, in questo sguardo molto intenso e fisso verso lo spettatore, rivela una coscienza e un percorso di consapevolezza anche della sua dignità come artista donna che è in linea con quelle appunto che erano le tendenze della filosofia e della cultura neoclassica che si andavano affermando proprio alla svolta del secolo. Ben consapevole del suo valore artistico, Maria Callani firma e data questo dipinto all'interno del bordo, della scollatura dell'abito, indicando con una grafia molto elegante e corsiva. Maria Callani fece questo dipinto datandolo al 1802, rivelando quindi la necessità di affermarsi e di affermare appunto la sua capacità artistica attraverso questo ritratto. Fu venduto insieme ad altri quattro suoi dipinti alla Galleria Nazionale dal fratello Francesco nel 1839, insieme alla collezione del padre, di cui faceva parte anche la scapigliata di Leonardo da Vinci. Di questo dipinto esiste una replica alla Galleria d'Arte Moderna di Milano ed è una delle poche testimonianze di quella che poteva essere una carriera artistica molto promettente, stroncata purtroppo dalla morte prematura dell'artista che morì l'anno successivo nel 1803 a soli 25 anni.